Buongiorno a tutte. Allora, oggi vi parlerò delle tensioni della macchina. Allora, io intanto farò il video con la macchina industriale. Quando parlo di tensione, io parlo di questo bottoncino che serve a regolare il filo, il passaggio del filo. Quando parlo di pressione, parlo di questo. Questa è la pressione del piedino e questa è la tensione del filo. Quindi vado alla macchina industriale e vi faccio vedere. Allora, come dicevo prima, tanto alla fine le tensioni, diciamo, delle macchine sono tutte uguali. Io intanto mi sposto la tensione della macchina per farvi vedere quando la macchina non cuce bene. Allora, guardate un attimo. In questo caso la macchina mi fa catenella da sopra, quindi io che faccio? Se la catenella è sotto, io mi devo stringere la tensione. Naturalmente, non è detto che a prima volta, vi esca bene, può essere che ci vuole un po' di tempo. Magari girate, se vedete che la macchina non va bene, la regolate di nuovo. Poi, come vedete, già si è regolata perché, l'avevo allargata e l'ho stretta allo stesso modo. Poi c'è la parte sotto. Allora, io nelle macchine industriali ho queste due vitine che anche nelle macchine di casa, andiamo a vedere, aspetta che andiamo a vedere, nelle macchine di casa, no, evidentemente in queste macchine non c'è la regolazione della tensione, però normalmente non so adesso se sono queste macchine nuove che non ce l'hanno, però io in questo caso ho queste due vitine che praticamente allargo e stringo come voglio. Normalmente, quando voi usate la macchina di casa, il filo deve essere lento, non deve né tirare e né essere troppo lento. Quindi, se la macchina è regolata in questo modo, diciamo che va bene. Aspetta che adesso mi sa che non si è preso il cotone sotto. Vediamo un attimo. Allora, normalmente sulle macchine di casa, prima di usare la macchina, dovete fare questo per prendere il filo che c'è sotto. Quindi, aspettate che non lo sta prendendo, evidentemente l'ho messo male. Eccolo qui. Fate questo movimento e poi si lavora. Ok? Diciamo che non c'è un granché da sapere sulle tensioni. Per quanto riguarda la pressione, questa in alto che io ho qui e voi invece avete quello che vi ho mostrato, io ce l'ho tutta sollevata perché qualsiasi tessuto è meglio averla sollevata in modo che non si facciano la macchia del piedino o delle griffe, perché se ce l'avete troppo abbassata rischia o di strappare il tessuto o magari di fare le macchie delle griffe. Se invece il tessuto è sottilissimo, provate ad abbassare leggermente, non tanto. E questo è quello che vi posso dire. Se avete bisogno di qualcosa, basta chiedere.